Ci troviamo al Giardino Botanico di Europa con il noto esploratore televisivo Alberto Angela. No, scusi, anche lei per favore. Io sono Angelo Alberta, non facciamo confusione per l'ennesima volta. Angelo Alberta, che ci ha accompagnato e ha accompagnato insomma questi coraggiosi ospiti del Giardino Botanico in una grande avventura. Sì, ecco, noi abbiamo rischiato del nostro pur di esplorare queste zone che sono talmente piene di meraviglie che credo che debbano essere visitate un po' da tutti, chiaramente con dei limiti anche legati insomma all'intenzione di preservare la bellezza di questi luoghi. Ok, e uscendo invece dal personaggio, questa come dire avventura a metà tra divulgazione e natura, tra turismo ed esplorazione, Carlo, com'è nata? Carlo non so bene chi sia, perché io mi chiamo Claudio. Allora, questo intervistatore sappiate che riesce a sbagliare sia i nomi fasulli che quelli autentici, quindi li sbaglia tutti. Come si chiama lei? Andrea, bene. Allora, senta Giorgio, in realtà tutto ciò nasce per scherzo qualche anno fa, ma siccome io dico sempre che tutto serve nella vita, anche in questo caso l'esperienza passata, nata per scherzo, è diventata un lavoro, perché questa escursione teatralizzata in realtà coniuga il divertimento alla conoscenza e pare che sia parecchio apprezzata. Io ne sono ben contento perché è costosa dal punto di vista energetico. Altre avventure con il tuo personaggio prossimamente? Sì, parecchie. La prossima credo che sia in Burcina tra circa 3 settimane e poi abbiamo una seconda puntata qui al Giardino Botanico nella quale parleremo degli animali. Oggi ci siamo occupati della natura in generale e della conca di Europa, la prossima volta ci occuperemo degli animali. Le repliche saranno verosimilmente di questa seconda puntata il 30 di luglio e il 13 di agosto.